Nonostante il nostro sia un territorio legato soprattutto al mare, esiste dal 2005 uno sci club che dal 2022 si chiama Sci Club Ostia 10. Abbiamo voluto soprattutto legarci di più al territorio. Sci Club Lidense era troppo generica come denominazione e con l'occasione che tutte le associazioni sportive ricadevano sotto la presidenza del Consiglio dei Ministri abbiamo voluto cambiare anche la denominazione in Sci Club Ostia Decimo, che si lega appunto totalmente al territorio di Ostia. Poi con lo Sci Club Lidense avevamo fatto già tantissime attività sulle ceneri dello Sci Club Lidense, abbiamo continuato a svolgere attività sportive per lo sci, sci alpino principalmente, anche snowboard, organizzando sia gli stage full immersion, per esempio a dicembre con l'apertura degli impianti sciistici, organizziamo sempre uno stage a numero limitato con l'ausilio dei maestri del posto dove andiamo, per esempio abbiamo fatto Solden in Austria, Intertux, Stubai, adesso sono un paio di anni che andiamo a Selva di Val Gardena. Abbiamo guardato il passato, però diamo uno sguardo anche al futuro che riserva qualcosa di interessante anche per i giovani. Assolutamente sì, vogliamo aprire questo sport che tra virgolette è uno sport, lo chiamano d'élite perché è costoso, vogliamo aprirlo anche ai giovani rendendolo più accessibile soprattutto ai giovani con una denominazione più giovane che si chiama SCOX, che è Sci Club Ostia Decimo. E quindi ci saranno tutti i canali sociali che pubblicizzeranno questa iniziativa con delle iniziative più brevi ma intense apposite per i giovani. E quindi seguiteci sui canali sociali, che soprattutto su Instagram, a breve ci sarà l'apertura dell'account su Instagram, quindi seguiteci per queste nostre iniziative. E dobbiamo infine ricordare che con quasi 1800 contatti questo Sci Club rappresenta una delle realtà più numerose a livello nazionale. Da Ostia per Canale 10, Alberto Tabini.